Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti. E, insomma, nella la chiacchierata adesso magari con il ministro già è entrata insomma abbastanza nel vivo dei temi della nostra tavola rotonda, della prima delle due tavole rotonde che io gestirò oggi. Dal ministro insomma è arrivata una prima indicazione, quella di una possibile entrata in vigore posticipata della PAC. Io non so se questa sia una soluzione, cioè qua mi sembra che ci troviamo col problema di una riforma che già dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2023 e che a molti appare invece obsoleta. Forse più che posticiparla ancora bisognerebbe affrontare, prendere il toro per le corna e entrare forse prima nel merito delle misure e cercare di trovare lo spazio per alcuni correttivi. Insomma, un po' questo è il tema che affronteremo oggi, proprio con il titolo Le nuove coordinate per il settore agricolo. Abbiamo una serie di persone, di interlocutori che si alterneranno oggi, molti diciamo da remoto, qualcuno invece qui in presenza con me. Ci sono dei rappresentanti del mondo agricolo, io comincerei infatti un po' da loro, anche perché da loro possono venire diciamo alcune domande e la possibilità di tratteggiare un po' il perimetro delle necessità che si stanno profilando in questa nuova emergenza. Già ne abbiamo avuto quella della pandemia, insomma, che ci ha messo a dura prova e che ha fatto emergere però il tema che oggi ci sta tanto a cuore, quello della sovranità alimentare, no? Dell'autosufficienza in qualche modo, non a livello di singolo Stato come è già stato detto, ma per esempio a livello di comunità, di Unione Europea, già potrebbe essere una strada percorribile. Quindi insomma il tema questo della sovranità alimentare è un po' il tema centrale del quale discutiamo oggi e di come la PAC può in qualche modo accompagnare questo processo. Chi insomma segue il tema della politica agricola sa che la PAC è uno delle principali critiche che è stato rivolto finora, prima ancora che scoppiasse la guerra. Qualche cosa sul tema per esempio dei rincari delle materie prime era già emerso prima che insorgesse il conflitto e quindi qualche criticità già qualcuno l'aveva sollevata, cioè sull'adeguatezza delle misure previste. Dicevo, una delle critiche principali è che non è mai stata diramata da Bruxelles una valutazione d'impatto della politica agricola, della riforma della politica agricola comune. Ci hanno pensato altri al posto nostro, prima l'USDA americana qualche mese fa e poi adesso uno studio indipendente dell'Università di Groningen in Olanda. Ed entrambi questi due studi d'impatto, diciamo, autonomi che sono stati fatti, dicono chiaramente che la PAC, così come è stata immaginata, porterà a una riduzione della produzione agricola in Europa e a un incremento dei prezzi. Queste, giusto per dire, le due macro variabili che sono state messe in evidenza, due aspetti che appunto forse qualche riflessione la dovrebbero consigliare, no? Cioè abbiamo una politica agricola che, secondo gli unici studi che sono stati fatti di impatto finora, andrà verso una riduzione della produzione, e mentre invece ci troviamo con le necessità esattamente opposte. Per cui forse al di là dei soli termini diciamo di entrata in vigore e di slittamento di operatività della riforma, forse bisognerebbe parlare un pochettino di più anche dei contenuti. Allora, io come vi accennavo partirei, avremo diversi interlocutori, dicevo alcuni esponenti del mondo agricolo, poi avremo anche della ricerca e poi avremo due europarlamentari da sempre fra i più attenti alle problematiche del settore agroalimentare, dell'agricoltura in particolare, e poi alla fine avremo, io vorrei chiudere con
il direttore generale della DG Agri, che avremo collegato con noi, Wolfgang Burtscher, che magari speriamo ci possa dire qualche cosa di più che non sia semplicemente l'indicazione di uno slittamento di termini sull'entrata in vigore della PAC. Allora, io per primo passerei la parola al direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino, che abbiamo qui con noi. Lui è microfonato. Eccomi. Grazie. Allora, direttore, insomma, dal ministro come indicazione è venuta soltanto quella di una entrata in vigore posticipata della PAC, forse evidentemente anche l'unico sbilanciamento che si può consentire in questo momento, però forse sarebbe più opportuno parlare anche di misure concrete, forse qualche direttrice di marcia andrebbe modificata, cosa ne pensa? Ma che l'andamento del negoziato abbia sin da subito evidenziato che questa riforma avrebbe impoverito gli agricoltori europei e quelli italiani era per noi abbastanza evidente. Forse con troppo anticipo avevamo detto a tutti che non ci sembrava opportuno andare su questa strada, proprio perché gli elementi che erano stati messi sul campo avrebbero sicuramente creato delle difficoltà all'Europa agricola. Ora, questi due studi che lei ha menzionato, indubbiamente prestigiosi e in qualche caso non interessati, perché avrebbero dovuto essere interessati al contrario, a meno quello sviluppato dagli americani, che erano peraltro molto contenti di questa ipotesi perché si apriva un mercato per quanto li riguardava, non c'era ancora la guerra, quindi avevano altre prospettive, ma per quanto ci riguarda noi avevamo chiaro il quadro che si sarebbe determinato. Due erano gli elementi: un impoverimento in termini di valore dei titoli, che era direi piuttosto importante, e anche l'organizzazione delle attività sul terreno, perché di fatto ormai questa programmazione si caratterizza per l'ennesima spallata alla produttività agricola, nel senso che la individuazione di strumenti di contenimento delle produzioni, che probabilmente avevano ben altri obiettivi, si sono definitivamente concretizzati, e quindi noi adesso produciamo sempre di meno. Era evidente che davanti a questo scenario un'eventualità drammatica come quella della guerra ha fatto da detonatore un problema ben più importante. Noi veniamo da qualche anno di produzioni limitate per la commodity cerealicola, derivanti prevalentemente da fatti climatici, ma è bastato poco, la famosa farfalla che batte le ali in Cina e che crea problemi anche in America si è registrata. Noi adesso siamo di fronte a un quadro complesso sotto il profilo degli autoapprovvigionamenti, acuito dalla carenza di energia, che è dovuta ad altri elementi. Quindi diciamo che è una combinazione esplosiva. Ecco, ma queste prime misure che sono state adottate dalla Commissione, qualcuno dice appunto se si tratta di soldi già, la riserva di crisi, sono risorse già di fatto degli agricoltori, la possibilità di utilizzare i terreni messi a riposo, questa flessibilità che è stata diciamo adottata, sono strumenti sufficienti oppure insomma serve ben altro, serve un salto di qualità? Ma con una battuta si potrebbe dire che bisognerebbe andare oltre la PAC, perché con questa PAC probabilmente non si ottengono risultati adeguati. Anche l'ipotesi di mettere in campo la riserva di crisi e le limitate previsioni di incentivazione delle coltivazioni, io penso che non siano sufficienti, lo diceva peraltro anche il Ministro chiamandole timide. Sono iniziative che forse troppo emergenziali, ma che non danno una via strutturale. Il problema non è intervenire sull'oggi, il problema è intervenire sull'oggi perché poi domani si possa stare meglio. E oggi le economie agricole di tutta Europa non sono economie floride. A suo giudizio qual è il primo settore di intervento sul quale bisognerebbe puntare, anche per alleviare proprio una situazione di, appunto, di prezzi fuori controllo? Io non penso di dover preferire purtroppo nessun settore, perché ci troviamo con una generalità di difficoltà straordinarie. Se dividiamo i problemi per emergenze, certo chi ha più bisogno di energia oggi è in,
in uno stato di difficoltà enorme. Alcune coltivazioni addirittura potrebbero non realizzarsi perché i coltivatori stanno cominciando a fare i conti, meglio non investire se dobbiamo poi impoverire i nostri conti economici. Alcuni provvedimenti del governo, li elencava il ministro, sicuramente daranno un po' di fiato finanziario alle imprese, ma è fiato, l'economia è un'altra cosa, abbassano il livello di debito annuale, lo spalmano nel tempo, però poi le economie delle singole coltivazioni devono reggere, coltivazioni e allevamenti. Quindi direi che oggi chi soffre di più è chi ha problemi connessi all'energia. E poi ci sono tutti gli altri settori che subiscono una lievitazione dei costi delle materie prime piuttosto importanti, in primis gli allevamenti. Quindi tutto il settore degli allevamenti è esposto, molto, molto esposto sul sistema. Credo che la filiera zootecnica sia quella, diciamo, più esposta, almeno in questa prima fase. Poi... stiamo scoprendo che anche alcune coltivazioni orticole specializzate cominciano a pensarci se vale la pena o meno fare del pomodoro o fare del mais, cioè la situazione è abbastanza pesante. Va bene, lei individua qualche soluzione per esempio che si potrebbe adottare nel breve? Io direi che l'intervento prioritario vada rivolto alla sburocratizzazione della politica agricola comunale. Cioè, noi ci aspettavamo grandi semplificazioni, abbiamo dovuto riscontrare invece delle grandi complicazioni. Quindi il primo elemento a mio avviso è questo, poi cominciare a tagliare i segmenti in funzione degli obiettivi che si vuole ottenere. L'autoapprovvigionamento è uno degli obiettivi importanti, allora bisogna incominciare a inventariare la nostra capacità di produzione e di stoccaggio e capire se siamo in grado di reggere il confronto. Certo, veniamo da un periodo in cui avevamo affidato alla globalizzazione le soluzioni di tutto. Qualcuno parlava di delocalizzazione, non era una vera e propria delocalizzazione, anzi una delocalizzazione commerciale, però il dato è che si è rivelato che la globalizzazione non ce la fa, anzi una globalizzazione così selvaggia ha creato molti problemi a chi non avrebbe dovuto crearne, proprio alle fasce deboli. Quindi questa formula della globalizzazione, il mercato del mondo, lo ribadisco, però questa formula esasperata non può essere il modello che ci conduce al futuro. Ok, grazie a Francesco Postorino, direttore generale di Confagricoltura. Io adesso passerei la parola, non so grazie se è collegato con noi, Alessandro Apolito, prego. Salve a tutti. Porto i saluti del nostro presidente Ettore Prandini, che non è potuto intervenire. Mi scuso per la voce, ma purtroppo la pandemia non è finita. Io ne sono una dimostrazione, diciamo, quotidiana, visto che oggi ho purtroppo ricevuto un tampone positivo, quindi sono in isolamento. In bocca al lupo allora per questo. Allora Alessandro Apolito, allora innanzitutto io vorrei sapere poi dal punto di vista anche di Coldiretti, insomma, il vostro pensiero su questa prima risposta diciamo immediata che c'è stata sul terreno della PAC, e poi in una logica anche un po' più ampia, quali sono i principali settori di intervento. Io ricordo anche che Apolito tra l'altro è responsabile per la Coldiretti delle filiere, che è un'altra delle parole magiche, insomma, con le quali che vengono indicate spesso come soluzione di tutti i problemi, però anche questa era una soluzione in tempo di pace, adesso in tempo di guerra restano uno strumento importante, oppure anche le filiere vanno un po' ripensate o potenziate in qualche modo. Prego. Ma lo dico in una battuta adesso, poi ci ritorno sopra e rispondo alla prima domanda che mi hai fatto. Certamente sì, dobbiamo continuare a spingere sulle filiere perché sono uno strumento che tanto più adesso, se vogliamo parlare di autosufficienza alimentare, dobbiamo portare avanti. Io credo che ci serva oggi molto più coraggio di quello che è stato dimostrato fino adesso. Lo ha detto molto bene il ministro Patuanelli, io sottoscrivo ogni parola di quelle che ha usato rispetto al giudizio sul primo intervento europeo. Intervenire con i fondi che erano già degli agricoltori è una non risposta. Io ricordo solamente che nel 2016, di fronte alla crisi scaturita dalla fine del regime delle quote latte, la Commissione
mise 1 miliardo di euro di interventi solo per la filiera del latte in 1 mese e mezzo, quindi e non attivando la riserva di crisi, consentendo invece degli interventi che in quel momento hanno comunque dato respiro in una fase molto complessa. Credo che nella storia recente non, l'agricoltura, l'agroalimentare non si sia trovato mai ad affrontare una serie di cause così gravi tutte insieme, perché a quelle che avete ricordato, crisi energetica e guerra, aggiungerei un altro paio di elementi che si stanno verificando oggi: una siccità al nord Italia mai così dura, dagli anni 70 a oggi le precipitazioni non erano mai state così basse, e un altro elemento geopolitico da tenere in considerazione: gli stock che sta facendo la Cina in questo momento di cereali, iniziati a ottobre dello scorso anno, direi rafforzati a ottobre dello scorso anno, sono un altro degli elementi che tiene i prezzi fuori dalla portata normale dei bilanci che possono sostenere le nostre aziende agricole. E diciamo, Coldiretti non si trova mai bene nella posizione ve l'avevo detto, visto che preferiamo fare proposte concrete, operative, che possano dare risposte vere alle nostre imprese. E da questo punto di vista, quando chiediamo più coraggio, diciamo che da un lato oggi andrebbero diciamo, messe a frutto almeno le esperienze fatte con la pandemia. La pandemia ha avuto una risposta collettiva dell'Europa. Bisogna rendersi conto oggi che la crisi economica, almeno sicuramente per il settore agroalimentare, generata dalla crisi energetica e dalla guerra, sono molto molto peggiori rispetto a quelle generate dalla pandemia. Allora, se si è creato un regime deroga sugli aiuti di Stato o sul Covid, non capiamo perché il quadro temporaneo per la guerra sia stato limitato a 30.000 euro per le imprese agricole. È qualcosa che non risponde a nessun tipo di esigenza immediata di aiuto alle aziende che sono davvero in difficoltà e che oggi rischiano di chiudere. E se chiudi, ad esempio, una stalla, non è che la riapri fra 2 mesi, non la riapri più. E da questo punto di vista noi abbiamo chiesto fin dalle prime ore, dal punto di vista degli aiuti di Stato, più coraggio, perché alla fine se gli Stati membri, parlo in particolare dell'Italia, mettono sul piatto delle risorse proprie, quindi senza nemmeno aspettare il debito comune, non poter utilizzare quelle risorse proprie al massimo delle possibilità per una miopia che oggi è evidente, rischia di rendere meno efficaci quegli interventi anche emergenziali previsti dal governo. Penso ai 35 milioni stanziati per le filiere in crisi nell'ultimo decreto, che vanno a portare a più di 100 milioni a disposizione del Ministero dell'Agricoltura i fondi che potrebbero essere spesi adesso per l'emergenza. Quei fondi, senza un quadro chiaro di deroga sugli aiuti di Stato, rischiano di dare un poco a tutti senza avere un impatto concreto e reale, come è stato fatto ad esempio sul Covid, quando il framework era 225.000 euro. Cioè, queste sono cose che possono sembrare tecniche, ma fanno sì che un intervento salvi la vita o meno a un'impresa. Se vogliamo andare poi sul discorso della PAC, certamente intanto bisogna distinguere tra quelli che sono gli effetti della PAC e quelli che sono gli effetti di Farm to Fork, perché quelle analisi che erano state citate erano legate proprio alla strategia Farm to Fork, che ha, secondo noi, alcuni aspetti che potevano essere, prima delle crisi che ho citato, degli elementi che potevano consentire dei passaggi di transizione. È vero pure che però quella è una strategia che non è passata per il trilogo, e già questa è un'anomalia che andrebbe in qualche modo approfondita e che non può, secondo noi, influenzare la PAC, una PAC che è stata scritta addirittura prima della pandemia. Quindi è necessario comunque oggi
porsi il tema di come si sostiene quell'obiettivo primario che la PAC continua oggi ad avere, cioè di assicurare cibo sicuro e sufficiente a tutta la popolazione europea. E lo dico chiudendo, certamente non si assicura questo obiettivo con gli egoismi che abbiamo visto nelle ore di scoppio della guerra, ad esempio da parte dell'Ungheria. Certamente non ci può essere spazio per uno Stato membro che chiude le esportazioni dei cereali all'interno del mercato comune, altrimenti l'Europa finisce là. Certo, infatti poi su quella decisione poi fortunatamente si è subito cambiato marcia, insomma. Va bene, grazie infinite, insomma, quindi mi sembra che anche da parte di Coldiretti sia arrivato il messaggio innanzitutto di una richiesta di maggiore coraggio alla Commissione sulle misure da adottare, e poi anche sul fatto che bisogna andare un po' più in profondità, che la riforma così come è stata concepita sicuramente non è adeguata allo scenario che abbiamo davanti. Io ci pensavo anche prima, sicuramente uno dei grandi insegnamenti che di questa fase tra pandemia prima e guerra adesso, e bisogna necessariamente cogliere, e sul quale occorre una forte accelerazione, è quella della burocrazia. Insomma, c'è un processo decisionale che ci impiega, il negoziato sulla PAC è durato credo 7-8 anni, ancora adesso dopo che è stata approvata abbiamo un altro anno di tempo prima che entri in vigore, e si parla pure di farla slittare ulteriormente. È un sistema che purtroppo è completamente messo fuori gioco dagli eventi, insomma, su questo bisogna necessariamente trovare dei correttivi, al di là delle misure concrete, degli interventi concreti. A questo punto sentiamo anche che ne pensa il mondo della ricerca. Noi abbiamo con noi il professore di economia agraria dell'Università degli Studi di Milano, Roberto Pretolani, al quale volevo chiedere, per esempio, si parla tanto di innovazione tra PNRR e altre misure, l'innovazione che contributo può dare per risolvere questi problemi di sovranità alimentare, innovazione. Poi si parla anche molto dell'innovazione tecnologica, ma non credo che non sia l'unica frontiera dell'innovazione che possa dare una mano a risolvere questi problemi di produttività. Lei che cosa ne pensa? Innanzitutto buona giornata a tutti, buon lavoro. Mi permettete, prima di rispondere alla domanda, solo una battuta sulla sovranità alimentare. È uno degli obiettivi che era stato inserito nell'articolo 39 del Trattato di Roma, uno degli obiettivi dati alla PAC, dove si parlava di garanzia degli approvvigionamenti. Questo vuol dire che l'Europa non deve solamente rinchiudersi in se stessa e produrre quello di cui ha bisogno, ma deve comunque continuare ad aprirsi. Se guardiamo la situazione attuale, l'Europa è ancora il primo esportatore mondiale di prodotti alimentari. Però questo è un bilancio complessivo, mentre invece il bilancio delle cosiddette commodities, cioè dei prodotti agricoli, è già oggi negativo e rischia di diventarlo ancora con le misure a cui qualcuno già ha fatto accenno prima, relative al passaporto della PIC. Però c'è un altro obiettivo che ci siamo dimenticati. Professore, scusi, non la sentiamo più, un attimo solo. C'è un problema di... perché sento la voce, ma non... perché si sentiva la voce del professore, ma non era amplificata in sala, per cui non si sente. Può provare a riprendere il suo discorso? Veniamo un attimo. Allora, ho fatto un brevissimo e veloce accenno alla problematica della garanzia degli approvvigionamenti, sì, dicendo appunto che l'Unione Europea è eccedentaria, ma è eccedentaria per la parte dei prodotti trasformati, mentre già oggi è deficitaria sulle materie prime e non solo sui prodotti tropicali. Mais, olio di girasole sono due esempi chiari
della difficoltà di approvvigionamento che avremo nel breve termine ma anche nel medio periodo. Però c'è un altro obiettivo che è stato dato inizialmente, tuttora scritto nell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e che dice che occorre incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale delle produzioni agricole, come pure un migliore impiego dei fattori di produzione. Ecco, questa è la tematica che abbiamo dimenticato e che invece io credo fondamentale, quella legata proprio all'innovazione, perché l'incremento della produttività si può ottenere attraverso l'utilizzo delle innovazioni, sia di processo sia di prodotto. Da questo punto di vista abbiamo a disposizione un insieme di possibilità che sono anche possibilità di rendere l'agricoltura maggiormente sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale, e che vanno dalle nuove tecnologie genetiche all'impiego migliore dei fattori produttivi. Chiamiamola agricoltura 4.0, agricoltura smart, agricoltura di precisione, agricoltura blu, tutti i nomi che in questi anni sono diventati di dominio pubblico. Ma dobbiamo continuare su questa strada, cioè dobbiamo proseguire un processo che ci ha portato a diventare autosufficienti, anzi protagonisti a livello internazionale, ma lo dobbiamo fare liberandoci di una serie di lacci e lacciuoli che ci sono sulle nuove tecnologie genetiche. Per esempio, l'attuale equiparazione ancora agli OGM sicuramente non consente uno sviluppo, non solo una diffusione in campo, ma anche uno sviluppo della ricerca, ed è fondamentale, a cui poi segue il trasferimento tecnologico. La stessa cosa vale per l'impiego delle nuove molecole che vengono sviluppate a livello sia per l'agricoltura convenzionale sia per l'agricoltura biologica. I tempi di approvazione sono tempi biblici e non consentono un rapido utilizzo di queste nuove tecnologie. Quindi sostanzialmente io credo che occorra andare ancora verso una strada di sostenibilità, questo è un dato ineludibile, ma occorre aggiungere ai tre aggettivi che vengono dati alla sostenibilità, cioè sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, anche una sostenibilità dal punto di vista produttivo, perché questo ha un impatto poi sui bilanci delle imprese agricole. C'è un problema che io vedo e che è legato alle norme della nuova PAC, per esempio l'obbligo di introduzione delle rotazioni, oppure l'obbligo di mettere a riposo il 4% delle superfici. Sono obblighi che comportano un costo per le imprese agricole. Mentre l'attuale greening veniva remunerato, queste sono norme di condizionalità rafforzata che comportano un costo. Un costo che io ho quantificato in uno studio mediamente intorno a 100 euro per ettaro, a fronte di una compensazione media dei nuovi titoli della PAC futura che saranno di circa 160 euro. A questo punto credo che gli agricoltori si metteranno a fare i conti e temo che ci sia una specie di fuga dalla PAC. Questo è uno dei pericoli che io oggi vedo. È inutile dare troppe regole. Quando ci sono troppe regole o ci sono dei fenomeni speculativi o dei fenomeni di elusione, oppure ci può essere l'incentivo ad abbandonare. Questo sarebbe un grosso pericolo, perché sappiamo quanto la PAC ha dato negli ultimi anni. Se mi permettete un'ultima battuta, relativamente ci sono delle strategie e delle misure nel breve periodo, e io vedo appunto positivamente in questi giorni una serie di dichiarazioni proprio sul fatto di sospendere queste misure di limitazione della produzione, però qualcuno l'ha già sottolineato, occorre ripensare in modo molto intenso
a quello che è stato il processo che viene indicato come Path to Fork e tutela della biodiversità. Non ci possiamo permettere di ridurre le produzioni e l'Italia non se lo può permettere all'interno dell'Unione Europea, perché siamo tra i paesi più deficitari, lo siamo dal punto di vista energetico, lo siamo anche dal punto di vista agricolo. L'Italia negli ultimi anni ha ridotto le proprie produzioni e c'è il pericolo che queste produzioni si riducano ulteriormente. Con che cosa produrremo il Made in Italy che vogliamo esportare nel mondo? Già oggi quello che mangiamo noi italiani per il 50% è importato. E quindi attenzione, perché bisogna mantenere una capacità strategica di produzione. E questo deve essere fatto garantendo tutti quegli aspetti che dicevo poco fa. Benissimo, ringraziamo il professor Pretolani per le sue indicazioni anche sul ruolo dell'innovazione, non soltanto quella strettamente legata alla meccanizzazione, per esempio, delle quali si parla tanto, ma che ci esiste anche un'innovazione poi in campo che può dare dei contributi significativi. A questo punto, dopo aver sentito il mondo agricolo e poi anche il mondo della ricerca, io passerei alla parte politica del nostro parterre di questo pomeriggio e in particolare chiamerei in causa onorevole Paolo De Castro, grande conoscitore di politica agricola, tutti lo conoscono, due volte ministro, da un lungo periodo rappresentante della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento e soprattutto grande conoscitore della PAC. Onorevole, ho sentito un po' le sollecitazioni che sono già avvenute finora. Che margini ci sono all'interno della politica agricola per cercare di correggere un po' il tiro, o almeno andare a incontrare meglio queste necessità produttivistiche che si sono rese così impellenti prima della pandemia, ma adesso, in particolare adesso, con la crisi legata al conflitto fra Russia ed Ucraina. Le misure che sono state già adottate possono essere una prima risposta o bisogna fare di più? Ma intanto grazie Giorgio e un saluto a tutti i presenti, a partire dal collega Dorfman che immagino prenderà la parola subito dopo di me, quindi cercheremo di dividere un po' le osservazioni in questi interventi. Saluto anche il collega Roberto Pretolani, che rivedo molto, molto in forma e mi fa piacere. Giorgio, abbiamo sentito da Alessandro Apolito e da Postorino le critiche giustamente che si avanzano intorno a una situazione oggettivamente molto complicata, non soltanto post pandemia, ma oggi abbiamo questa drammatica situazione dell'invasione della Ucraina da parte russa, che sta portando scompensi di carattere produttivo e logistico. Tutto questo alza, diciamo così, un po' il tiro su quelle che sono le critiche che sono state avanzate. Però io intanto vorrei fare un po' di chiarezza, se possibile, visto anche l'invito che Lorenzo Robustelli ci aveva fatto insieme a Carlo Corazzi in questo incontro di Unius, no? Cioè, facciamo chiarezza, perché le critiche sono giuste, però poi dopo dobbiamo trasformarle anche in strade concrete. Innanzitutto le valutazioni di impatto, ha detto bene Alessandro prima, le valutazioni di impatto si riferiscono a Farm to Fork e non alla PAC, Giorgio, quindi non c'entra niente la PAC sulle valutazioni di impatto. La PAC, dopo vediamo quello, i gradi di libertà che abbiamo, quello dirà meglio di me ovviamente il direttore generale Butcher, però sulla PAC le valutazioni di impatto sono state fatte a suo tempo, quando Phil Hogan presentò la proposta nel 2018. Immaginano un aumento della produzione, le valutazioni di impatto fatte a suo tempo? Non cambia, non c'è un impatto sulla produzione della PAC, infatti nessuno chiede un rinvio della PAC, una cosa che è nata, diciamo, post l'invasione dell'Ucraina, ma non si capirebbe oggi dal punto di vista dell'aumento della produzione, le scelte che abbiamo fatto di sospendere la superficie ecologica, le cosiddette ecological focus area, sono una delle poche cose che potevamo immediatamente fare per spingere la produzione europea, ma di per sé la PAC non ha un impatto negativo, semmai l'impatto negativo
può essere visto in ottica italiana sulla redistribuzione degli aiuti, perché anche qui dobbiamo fare chiarezza. Questa PAC nel settennio 2019-2027 ha le stesse risorse più o meno di quelle che abbiamo goduto dal 2014-2019, sono circa 50 miliardi di euro per l'Italia, quindi evidentemente non è che c'è un calo così drammatico delle risorse. Il calo avviene nella misura in cui l'effetto redistributivo degli aiuti porta molti agricoltori e anche in particolare allevatori ad avere un effetto su questa redistribuzione, per cui chi prendeva molte migliaia di euro a ettaro oggi con l'effetto redistributivo gli si abbassa l'aiuto PAC. È una considerazione però tutta italiana, perché la redistribuzione gli altri paesi europei l'hanno già fatta, l'hanno fatta quasi tutti, e quindi è evidente che c'è una particolarità italiana sugli effetti di questa PAC rispetto a quello che accade negli altri 26 paesi europei. Poi dal punto di vista della crisi, questo non è una novità, non lo devi ricordare a me, Giorgio, ricorderai il saggio che scrivemmo con alcuni colleghi accademici nel 2013, dove mettemmo in luce davanti al problema delle primavere arabe quanto drammatico fosse il livello di dipendenza dell'Europa dalle importazioni. Livello di dipendenza che è aumentato, non è diminuito. Abbiamo citato, lo citava il collega Pretolani, olio di semi di girasole o mais, ma citiamo le proteine vegetali anche, citiamo la soia. Noi siamo dipendenti per il 90% dei nostri fabbisogni dalle importazioni dall'America Latina e dalle importazioni dal Nord America. Quindi è evidente che questa situazione di dipendenza europea è veramente rischiosa. E con la guerra in Ucraina si è drammaticamente messo in luce in una maniera preoccupante. Quindi l'Europa deve fare di più per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni, e possiamo fare molto non solo con questi circa 9 milioni che poi al netto delle coltivazioni proteiche sono circa 4 milioni e mezzo di ettari, 200 mila ettari in Italia che possiamo mettere a coltura, però possiamo fare anche tanto andando a vedere attraverso l'innovazione può tanto. Penso all'innovazione genetica, penso all'innovazione meccanica, dove possiamo non solo andare nella direzione di quelli che sono gli obiettivi ambientali, ma anche spingere molto sulla produzione. Pensa soltanto all'aumento delle superfici irrigue nel nostro paese, cosa potrebbe comportare dal punto di vista dell'aumento della produzione, anche se, come veniva ricordato, siamo in una condizione di stress idrico devastante. Speriamo che piova, mai così secco il Po negli ultimi 30 anni, quindi parlare di aumento delle superfici irrigue oggi sembra una barzelletta, però è quello di cui abbiamo bisogno, perché passare da cultura asciutta a cultura irrigue significa a volte triplicare le rese. Quindi si può fare molto con gli strumenti che abbiamo oggi e si deve fare molto. Ora è evidente, sono d'accordo con tutti, che questo primo passo che abbiamo fatto con il cosiddetto pacchetto Ucraina, liberalizzazione dell'EFA, aiuti di Stato e lo sblocco della riserva di crisi, è stato sicuramente un piccolo passo. Però voglio fare una considerazione da tenere ben presente a tutti noi, soprattutto noi italiani, diciamo, nel contesto. L'Italia è un contributore netto, il che vuol dire che se noi chiediamo all'Europa di fare di più e di dare di più, ogni 100 milioni che ci dà l'Europa, noi gliene diamo 120 all'Europa. Quindi conviene mettere in moto un meccanismo italiano, anche perché questi aiuti di Stato, che sono sì più bassi rispetto a quelli Covid, da 100.000, ricordava Alessandro, si è passati a 35.000, da 800.000 si è scesi a 400.000, però tenete conto di una cosa: se noi dessimo oggi solo alle aziende da latte italiane 35.000 euro per azienda, bisogna che lo Stato italiano cacci 1,2 miliardi. Lo farà lo Stato italiano? Caccerà lo Stato italiano 1,2 miliardi? Se volessimo dare 400.000 euro ad azienda di trasformazione, occorrerebbe un altro circa 1,5 miliardi. Ecco, io non lo so, io mi auguro che Draghi riesca a mettere mano e con la spinta di Paduanelli a trovare queste risorse, ma è evidente che sono risorse molto importanti in una situazione difficile, come tra l'altro stanno vivendo tutti i settori produttivi, perché il problema dell'agricoltura oggi in Italia è soprattutto un problema di costi, un problema che quindi hanno tutte le imprese, costi energetici, perché sia chiaro, il mais e il grano denaro che importiamo dall'Ucraina, troviamo delle fonti di approvvigionamento alternativo, è il costo il problema.
Diversamente il discorso, ma non voglio aprire una parentesi, enorme, pericolosissimo, riguarda l'Africa, riguarda il Nord Africa, dove lì c'è un problema proprio di disponibilità di prodotto, perché sono totalmente dipendenti, anche in termini di quantità, proprio dalle importazioni dalla Russia in particolare, oltre che dall'Ucraina. Quindi un contesto complicato, però cerchiamo di guardare agli strumenti. Oggi abbiamo questo pacchetto, mettiamolo in atto, spendiamoli subito questi 50 milioni che poi diventano 150 col cofinanziamento generato dalla riserva di crisi, perché sarebbe, per esempio, se li diamo subito immediatamente con un aiuto capo, visto che li dobbiamo spendere entro quest'anno, credo sia una misura ragionevole, significherebbe quasi raddoppiare quanto previsto dal piano strategico nazionale come aiuti capo. Con gli aiuti accoppiati, e potrebbe essere un contributo immediato, speso subito, ora, nei prossimi mesi, e lo possiamo già fare. Poi certamente, se c'è la disponibilità finanziaria dello Stato italiano, mettere immediatamente in moto un bel pacchetto di aiuti, ma mi rendo conto che sono risorse importanti e mi auguro che appunto si possano trovare a livello di Stato italiano. Però invocare a un aiuto straordinario europeo di 10 miliardi, che poi ovviamente l'Europa dovrebbe ripartirlo per gli Stati membri, perché come sappiamo tutti l'Europa non può andare a deficit di bilancio, quindi se mette dei soldi per un pacchetto d'aiuti sull'agricoltura, immediatamente devono gli Stati membri pagare il conto. Ecco, in questo conto che pagherebbe l'Italia, pagherebbe di più di quanto riceverebbe, quindi non lo so se, diciamo, teniamo sempre conto di questi aspetti economico-finanziari, dei conti tra Italia e Unione Europea. Quindi, per carità, certamente poco, dobbiamo fare di più. La sicurezza alimentare è tornata centrale, quindi approfittiamo per mettere in atto un programma di rafforzamento della produzione europea, però ricordiamoci, mi pare lo ricordavi tu Giorgio, siamo la più grande area del mondo come esportazioni, abbiamo largamente superato le esportazioni degli Stati Uniti, quindi nella strategicità della sicurezza alimentare teniamo sempre conto del ruolo straordinario che ha l'Europa come presenza nei mercati internazionali, e poi auguriamoci ovviamente che questa benedetta guerra finisca il più presto possibile. Grazie. Certo, grazie all'onorevole Paolo De Castro. Io forse mi sono spiegato male, non volevo, sembrato un po' confusione fra la PAC e il Green Deal e la Farm to Fork, al quale sono state fatte le valutazioni d'impatto. Quello che volevo dire è che la PAC forse sarebbe chiamata anche un po' a compensare gli effetti delle due strategie, che sicuramente, secondo i principali studi, avranno un effetto negativo sulla produzione europea, agricola europea. E quindi forse però queste ancora non sono, Giorgio, state approvate. Stiamo parlando di... No, stavo parlando di scenari. Di scenari, di previsioni. Quando verranno presentati, ovviamente ci saranno delle discussioni in Parlamento e Consiglio. Vedremo cosa sarà approvato. Assolutamente, però va detto che anche l'invarianza, no, sostanziale, sia di risorse nei trasferimenti della politica agricola, è comunque forse un tema da approfondire, perché di fronte a uno scenario che si profila di sempre maggiore dipendenza dall'estero, forse qualche cosa andrebbe anche cambiata. Voglio dire, per esempio, per stare a un settore che ci è abbastanza vicino e congeniale, che conosciamo perché è prettamente italiano, come l'olio d'oliva. L'olio d'oliva riceve da decenni circa 700 milioni di euro di aiuti comunitari, tra l'altro poi da diversi anni con la formula del disaccoppiamento, e questo non ha impedito, quindi una sostanziale invarianza dei trasferimenti, non ha impedito che negli anni il settore dell'olio d'oliva sia quasi scomparso, insomma, no? Cioè, da leader mondiale, l'anno scorso siamo scesi persino dal podio dei principali produttori, per cui questo volevo dire, cioè l'invarianza delle risorse, la sostanziale invarianza, non è di per sé un'assicurazione poi di una autosufficienza, questo era il punto. Comunque, questo era l'aspetto che volevo aggiungere. Va benissimo, passiamo poi a un altro europarlamentare che conosce molto bene, molto vicino al settore agroalimentare italiano, che è Herbert Dorfman, e anche a lui giro quindi la domanda sulle riflessioni che abbiamo fatto finora su questa situazione di grave crisi
soprattutto di mancanza di materie prime per noi fondamentali per la nostra industria di trasformazione, che poi è quella che ci consente di avere e detenere i primati nelle esportazioni che ricordava poco fa anche l'onorevole De Castro. Quindi quali sono a suo giudizio le misure che si possono diciamo, esplorare per cercare di contrastare questa congiuntura così complessa? Prego. Buongiorno da Bruxelles, grazie per questo invito. Ma io condivido quello che l'amico Paolo De Castro ha detto prima. Sicuramente siamo in una situazione congiunturale difficilissima, però d'altra parte abbiamo una PAC che dovrebbe entrare in vigore e entrerà in vigore tra mezz'anno, poco più di mezz'anno, quindi all'inizio del 2023, e andrà più o meno fino alla fine di questo secolo, di questo decennio. Quindi dobbiamo un po' scindere le due cose. Adesso dire che questa situazione causata da una guerra che speriamo che finisca nelle settimane a venire debba influire sulla politica agricola dei prossimi 10 anni, dobbiamo stare un po' attenti. Poi dobbiamo stare un po' anche attenti, e io non condivido che perfettamente quello che è stato detto prima, che senza differenza tutti i settori agricoli sono colpiti da questa crisi in maniera uguale, perché è chiaro che in questo momento tutti hanno costi di produzione altissimi, però anche è vero che avremo alcuni settori, spero, soprattutto gli arativi, che avranno anche ricavi molto più alti, perché i prezzi agricoli non rimarranno alti per 2 settimane o 3, rimarranno alti per 1 anno. E questo chiaramente comporta anche un turnover più alto delle aziende, quindi quelli che soffrono veramente quelli sono gli allevamenti, che hanno costo più alto dei fertilizzanti, costo alto di energia e il costo alto di mangimi, che sono risultato dei costi alti del settore delle semente, dell'arrativo. Quindi bisogna anche vedere un po' le cose un po' più lunga durata, perché sennò rischiamo a fare qualche errore, a mio avviso. Questa è la prima riflessione. La seconda, non abbiamo parlato fino adesso, e so che ne parlerete dopo, quindi faccio solo un cenno di gestione di crisi. E questo sarebbe la classica crisi, ed è la classica crisi. Noi dobbiamo, vedendo questa situazione che abbiamo in questo momento, vedendo quello che è successo con Covid, ma vedendo un po' il cambiamento climatico nel suo insieme, dobbiamo migliorare ancora, anche se l'Italia è all'avanguardia quando parliamo di gestione, di sistemi di gestione della crisi, e della crisi dobbiamo migliorare ancora su questo versante. Io penso che quello che abbiamo fatto sulla PAC, che era un progetto del tutto italiano, perché l'idea di prendere il 3% del primo pilastro e mettere sulla gestione della crisi è un progetto italiano, lo voleva l'Italia e lo abbiamo fatto per tutta l'Europa, perché lo voleva l'Italia, e questo potrebbe diventare, diciamo, una culla di pensiero che può essere sviluppato ulteriormente. Io sono convinto che noi dobbiamo allontanarci sempre di più dal pagamento ciclico, andare verso il pagamento aciclico, cioè avere soldi a disposizione quando servono, quando siamo veramente in una situazione difficile, come lo siamo adesso. E se noi avessimo l'Income Stabilization Tool e i fondi mutualistici in vigore in questo momento, qualche situazione si potrebbe risolvere in maniera un po' migliore, perché, come ha detto Paolo prima, i soldi che servono sono importanti. E poi c'è l'ultima riflessione mia, è la questione della, chiaramente questa crisi ci insegna, o insegna soprattutto chi ha fatto finta di niente quando si parlava di sicurezza alimentare negli ultimi anni, perché qui in questo Parlamento europeo e tante NGO hanno fatto finta come se la questione della sicurezza alimentare non esistesse più,
quando noi qui, e io devo dire, non lo dico adesso, l'ho detto negli ultimi anni, che nonostante tutta la questione della sostenibilità, però la sicurezza alimentare rimane un elemento importante. A volte sono stato trattato come uno che non ha capito come va questo mondo. Però vediamo in questo momento che le due cose devono essere combinate. E io ritengo sbagliato chi dice adesso che la sostenibilità non è più importante perché adesso dobbiamo produrre, dobbiamo solo produrre. No, dobbiamo tornare a questo concetto che c'era fino a qualche anno fa, della sustainable intensification. Dobbiamo lavorare affinché produttività e sostenibilità non siano un antidoto. E questa idea di qualcuno, soprattutto di qualche NGO, che va avanti a dire no, l'unica sostenibilità è essere più estensivo, produrre meno, non ci porta a nessuna parte. È per quello che secondo me la PAC deve premiare gli innovativi, quelli che fanno veramente qualcosa di nuovo, quelli che vanno anche sulla strada della sostenibilità, però di una sostenibilità moderna, di una sostenibilità al passo coi tempi. Quindi della ricerca, della conoscenza, delle innovazioni, perché se no succede quello che ha detto lei prima, se no succede che noi investiamo milioni e milioni su un settore dove poi vediamo che sostanzialmente non abbiamo aiutato il settore, ma abbiamo mantenuto il settore in una situazione, abbiamo pagato affinché il settore rimanga in una situazione dove non è più competitivo. L'abbiamo prevenzionato. Io ringrazio Herbert Dorfman, dobbiamo stringere perché abbiamo poi l'intervento del direttore generale della DG Agri Wolfgang Burcher, che altrimenti ci deve lasciare, mentre invece volevamo sentire la sua voce, innanzitutto capire se dal suo osservatorio in Italia le misure che sono state adottate dalla Commissione sull'emergenza, cioè quella di sbloccare la riserva di crisi, ampliare, anche se molti dicono non a sufficienza, la misura degli aiuti di Stato e poi soprattutto la possibilità di la liberalizzazione, diciamo, sui terreni a riposo, di poter seminare i terreni a riposo, sono misure ritenute non sufficienti per contrastare l'attuale congiuntura, difficile congiuntura. Voglio sapere se allo studio della Commissione ci sono già delle altre misure ulteriori. Aspettare la traduzione. Thank you very much for your kind invitation and thank you very much also for the question. Now let me start by referring to the fact that we have an agreed reform of the Common Agricultural Policy that has found the agreement of the Council and the European Parliament. And I think there is no alternative to this reviewed, revised Common Agricultural Policy, because as many of you have said, the climate change challenges do not go away. Just 2 months before we discussed the crisis, Ukraine crisis in the Council, we have discussed the drought crisis in Spain and in Portugal. So we need to stick to this agenda. Now it is also true that the Ukraine crisis has heavily aggravated the scenario for our farmers, in particular as it has increased the input prices for farmers, mainly feed prices, fertilizer prices. And this is why the European Commission is working firstly on three areas where we have challenges. I mean, main and foremost, I think everybody agrees that we have to help Ukraine in terms of food security. We have to ensure that Europe complies with its global responsibility in terms of food security. But evidently, we also need to take care of our farmers to continue to ensure food security, but also food affordability for our citizens. Now, you have referred to the monies available, and many speakers have referred to it. I think we cannot Please, can you stop
Only a moment for translation. Sorry. Eh? Che altrimenti poi vado troppo avanti e si perde. Sì, ah, ma io non lo sento. Can I continue? Ah. So, okay, can you continue, please? I continue in English. Now, I think when it comes to additional measures, the first thing which we have to keep in mind is that Europe is confronted with a huge crisis. And if you have to deal very soon with 4 to 5 million refugees, the question of availability of additional funds to the 58 million which we provide already today to farmers on a yearly basis will be very difficult. Now, I think the measures which we have taken in the short term, they really should help those farmers, and Herbert Dorfmann has referred it, who are really in difficulties. And firstly, I think having 35,000 euros in terms of state aid per farmer until the end of year is a considerable amount. Secondly, the crisis reserve in the case of Italy amounts to about 50 million euros that can be multiplied by 3, which is 150 million euros. I think the difficulty is, and that is what Herbert Dorfmann has referred to, that's not easy for Italy, as it is not easy for any member state, to identify those farmers who are most affected by these losses or by the high increases of prices and are not compensated by high output prices. So I think having regard to the financial framework which we have available, I think the Commission has made a considerable effort, and it's now up to member states to redistribute this funding in accordance with the needs of farmers. Okay. Another question, cioè, sì, il ministro italiano poco fa ha parlato dell'ipotesi di far slittare l'entrata in vigore della riforma PAC di un anno, cioè dal 1 gennaio 2023 al gennaio 2024. È un'ipotesi sul tavolo questa? I think we have already postponed the entry into force of the Common Agricultural Policy from 1st January 2021 to 2023. And a further postponement is not on our agenda. No, non è nell'agenda, mi sembra di capire. Va bene, ok, ringraziamo Wolfgang Butcher, grazie. Non so se è possibile avere una sintesi di quello che lui ha detto, io qualche cosa l'ho segnata, mi è sembrato in linea poi anche con l'ultima risposta che ha detto che non ci sono grandi alternative all'attuale impianto della PAC, non mi sembra di aver colto grandi margini di manovra, insomma, nelle sue parole. Ha soltanto parlato, forse l'unica cosa che mi è sembrato di cogliere è quando parlava, si diceva che c'è, che è all'ordine del giorno il tema di alcune filiere per il quale il rincaro dei costi energetici in particolare e delle materie prime è molto forte, molto pesante e non viene compensato poi dai prezzi di vendita, insomma una situazione che sembra quasi tratteggiare l'identikit della zootecnia italiana e non soltanto di quella, e mi sembra che abbia detto che ci sarà probabilmente qualche margine di manovra all'interno della redistribuzione dei fondi previsti anticrisi. Per il resto invece, per quanto riguarda la possibilità che ci aveva, alla quale aveva accennato il ministro delle politiche agricole Pautonelli, cioè di un ingresso, entrata in vigore differita della PAC, mi sembra che non abbia fornito grandi indicazioni in questa direzione, quindi staremo un po' a vedere. Va bene, io penso che insomma abbiamo fatto
un ampio giro di orizzonte sull'attuale situazione della politica agricola. Non credo che sarà all'interno della politica agricola che saranno cercate delle risposte, anzi che dopo 8 anni di negoziato metterle in discussione, come ha sottolineato in particolare l'onorevole De Castro, creerebbe più controindicazioni che altro, in particolar modo per un paese come l'Italia che è contributore netto, per cui potrebbe ottenere qualche vantaggio, ma molto più probabilmente si troverà anche con delle maggiori richieste di contribuzione alla fine, visto quella che è la nostra posizione, per cui sotto questo profilo una strada non proprio consigliabile. Abbiamo parlato molto anche delle varie possibilità di trovare delle contromisure, in particolare dall'altro europarlamentare Herbert Dorfman ha parlato di un tema che sarà approfondito poi nella nostra successiva tavola rotonda, che è quella delle misure della gestione del rischio, che è una delle novità importanti della riforma PAC e che tutti quanti auspichiamo che invece questa entri in vigore rapidamente, anche perché al di là dei conflitti i cambiamenti climatici sono una realtà, è stato accennato anche dell'emergenza che abbiamo proprio alle porte, che è quella della siccità, sono previste per la verità delle piogge nei prossimi giorni, ma non credo che possano nel giro di pochi giorni compensare un deficit che invece va avanti da mesi. C'è una piccola pausa adesso, un coffee break e poi vi do appuntamento alla prossima tavola rotonda tra poco. Grazie.